Il 77° Palio Marinaro dell'Argentario inizia con un minuto di silenzio dedicato alle vittime di Genova, remi alzati e un grande applauso alla fine. Poi i gozzi in acqua per correre la regata più attesa di tutto l'anno per questo splendido angolo di Toscana, che quest'anno ha ricevuto l'importante riconoscimento di manifestazione di rievocazione storica. Il Palio Marinaro, il giorno di Ferragosto, deve sempre più diventare un po' la festa della Toscana nel giorno più estivo dell'anno. Io riconosco al sindaco Borghini una volontà di dare all'Argentario quel taglio anche più universale di collegamento, di promozione, di valorizzazione sul piano della storia e dell'identità. La gara è stata preceduta come sempre dalla sfilata dei quattro rioni per le strade di Porto Santo Stefano, regalando ai tanti turisti presenti un lungo mare colorato e festante che nemmeno la minaccia del maltempo ha scalfito. Un fugace temporale alle 16:30, poi la giornata è filata liscia. Croce, valle, pilarella e fortezza, questo l'ordine con cui i quattro rioni sono scesi nello stadio del Turchese per percorrere 4.000 metri. La pilarella, vincitore della passata edizione, era il rione da sfidare. La gara è partita alle 19:15, equilibrata e combattuta, forse unico rione a non essersela mai giocata, proprio la pilarella. A prevalere è stata poi la croce, con un'esplosione di gioia da parte dei sostenitori ed un classico tuffo prima di ricevere coppa e drappo in Palazzo Comunale. Sono felice che abbia vinto la croce perché è il mio rione, ma io sarei stato felice comunque perché come sindaco patteggio per tutti, non ho particolari predilezioni. È andato tutto molto bene, ringrazio tutte le forze dell'ordine e tutti quelli che hanno lavorato insieme a me. Siamo tranquilli perché ringrazio anche tutti i concittadini che si sono adeguati a queste nuove norme di sicurezza, peraltro dettate dal Ministero degli Interni e dal Capo della Polizia.